6:26, sono sotto casa, e il viaggio è appena iniziato e già piove. Il bus è arrivato, pensavamo di averlo perso. Adesso andiamo direttamente verso la stazione, anche se non ferma proprio quella davanti. Non abbiamo timbrato i biglietti del bus e nessuno dei due se ne è accorto. L'importante è timbrare quelli del treno, penso. Siamo sul treno perché partirà fra circa 10 minuti. Dovrebbe essere il canale dei Buranelli, è pieno di operette che nuotano molto storte anche. Uno dei posti più caratteristici di Treviso, è molto tranquillo e anche fresco. Sono partito da Trieste, questa è una tappa intermedia perché in realtà a Treviso c'è solo l'aeroporto collegato a Bruxelles, la prima vera tappa del nostro viaggio. Lì arriveremo verso sera. Siamo partiti da Trieste, abbiamo fatto 2 ore di treno circa, con brutto tempo e il treno abbastanza freddo anche perché c'era l'aria condizionata. Poi invece si sta abbastanza bene, Treviso pensavo più caldo e un po' nuvoloso. Vi mostro alcune clip che ho ripreso qualche poco tempo fa. Deve essere il Duomo di Treviso, però è abbastanza grande, anche bello, però la piazza dove si trova è veramente molto piccola. Il centro storico è veramente piccolo, è una di quelle città medievali che tutto il centro sta dentro la città. Non è che mi piace molto, però gli edifici sono belli, anche se in realtà dentro non si trova un supermercato, un qualcosa di moderno, praticamente niente, tutto è raggiungibile a piedi in modo molto facile anche. Probabilmente interrati qua, sono anche molto belle da vedere in una piazza di spettacolo. Questo si chiama Ponte di Dante, non so perché. Abbiamo fatto il giro di Treviso, io ho preso una pizzetta nel Conad. Cercavo il mio drink preferito, che sarebbe il pistacchio e il cocco di Muller, mi sembra, ma non c'è, non lo trovo da nessuna parte, né a Trieste né a Treviso, e forse dovrò lasciare l'Italia col ricordo che una volta era buono. Aspettate, questo è il bus numero 6 che porta all'aeroporto di Treviso, prenderemo quello dopo, questo sta partendo troppo presto. Noi siamo qua alla fermata, tra poco siamo arrivati in aeroporto. Questo è l'aeroporto di Treviso Sant'Angelo, qui ci aspetta il nostro volo per Bruxelles. Siamo all'aeroporto, qua ci sono le cabine di telefono per nani. Questo è l'aeroporto in sé, non è molto grande, c'è un bar, un po' di negozi. La cabina che urlano è molto casino, ci stiamo per imbarcare sull'aereo. Sto salendo sull'aereo in questo momento. L'aeroporto di Bruxelles sembra molto fino. Siamo sul treno per Bruxelles Nord, dopo una lunga fatica per essere riusciti a uscire dall'aeroporto, era veramente lunghissimo, non si capiva niente, in ogni posto c'era scritto trains di qua, trains di là, ma in realtà non c'era niente. Siamo riusciti a uscire in qualche modo. Questo è il treno molto indignato, moderno, anche mi piace, dovrebbe arrivare in mezz'ora circa, 40 minuti.
arrivati in centro a Bruxelles Nord. Da là dobbiamo prendere un tram. L'aereo era scomodo, più delle altre volte ho avuto delle turbulenze anche un po' fastidiose. Appena usciti inizialmente pensavo ci fossero più controlli, ma in realtà erano veramente pochi. Poi ci hanno fatto controllare come se stessimo partendo anche noi. Eravamo arrivati. Qua comunque parlano tutti benissimo inglese, come se fossimo in Inghilterra, in America. Non me l'aspettavo per niente. Arrivati a Bruxelles, è tutto chiuso, sono le 9 di sera. Però sembra un bel posto simpatico. C'è una specie di trattoria cinese. Abbiamo visto un negozio gestito da un arabo. L'unica cosa aperta qui, forse, non so, la gente non è molto attiva di sera, ma non è un quartiere particolarmente giovanile, non lo so. Comunque sembra bello, simpatico.